Per parlare con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che credo che alla luce di quanto visto oggi possa essere soddisfatto del risultato ma anche della prova della squadra nella prima parte di gara ma anche nel finale. C'erano alcuni giocatori, diversi giocatori nuovi, qualcuno non è ancora al meglio e di fronte c'era una squadra che ha grandissimi nomi. Sì, ma io sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto in campo nella prima parte ma anche per quello che abbiamo fatto verso la fine, perché alla fine abbiamo avuto anche delle palle gol, ma al di là di tutto giocavamo contro una squadra importante che è arrivata in semifinale dei playoff l'anno scorso, campionato scorso, e quindi è una squadra da rispettare. Noi credo che non abbiamo avuto nessun timore, abbiamo giocato la nostra partita, potevamo far gol noi, potevano far gol loro, e quindi questo è il calcio che ci piace, dai. Note positive ce ne sono diverse: Seter, Bellanova, Masciangelo, che abbiamo visto fino a quando è stato in campo il Masciangelo dell'ultima parte della stagione scorsa. Altri giocatori devono trovare ovviamente ancora la migliore condizione. Un nome per tutti, per esempio Galano, è d'accordo? Sì, però Galano è un po' così, non è che Galano si accende e quando si accende fa male. È chiaro che Galano non lo vedrai mai in una partita fare i 90 minuti a tutta, però è un giocatore che ha talmente tanta qualità che alla fine risolve sempre con le sue giocate. Presidente, da domani si tornerà a parlare di mercato, perché si tornerà in campo per quanto riguarda il campionato sabato in questa gara con la Regina. Ci sono queste operazioni da chiudere: Asensio è già del Pescara, Bocchetti quasi, e poi c'è questa trattativa con il Benevento per Vokic e per Antei. Sì, sono tutte trattative che abbiamo messo in piedi e speriamo di chiuderle il prima possibile, in modo tale da dare al mister la squadra completa e farla allenare come si deve, perché è chiaro che siamo all'inizio, sicuramente c'è da lavorare tanto, quindi ci sono tanti ragazzi che sono già pronti, ma ci sono tanti ragazzi che sono ancora un pochettino indietro, sono arrivati da pochissimo, quindi bisogna avere un po' di pazienza, dai. Ci potrebbe essere una ciliegina sulla torta che risponde al nome di Federico Melchiorri? Al momento non vedo questa operazione fattibile, perché ribadisco, il mister, come ho detto a qualche tuo collega, intende giocare con questo modulo, e noi là davanti con Seter e Asensio e i giovani nostri siamo assolutamente a posto. Per quanto riguarda invece Drudi, si è parlato di questo giocatore che sembra in uscita. Massimo ha detto: io vorrei che restasse a Pescara, però c'è questo accordo con il Cesena. Non c'è nessun accordo col Cesena, guardate, è una situazione che dipende dal giocatore, perché il giocatore ci aveva chiesto la possibilità di tornare verso casa, e questa è l'unica verità che c'è, perché noi, per quanto ci riguarda, abbiamo proposto il rinnovo al ragazzo, è un ragazzo su cui il mister punta molto, e quindi problemi da parte della società non ce ne sono. Per quanto riguarda il mercato, poi ci saranno probabilmente delle uscite, anche perché poi ci potrebbe essere il problema opposto di un organico extra large, quindi state lavorando sulle entrate ma anche su alcune cessioni. Ma certo, qualcuno dovrà uscire, anche perché non ci sarà spazio per tutti, e tenere la gente ferma qui per non giocare non è assolutamente bello. C'è anche una voce che circola da qualche giorno, quella di Retegui, questo giocatore della scuderia di Totti, è una strada percorribile? Un giocatore che devo dire che abbiamo considerato, stiamo considerando, adesso vediamo quello che succede. Presidente, per chiudere, guardiamo la gara di sabato prossimo con la Regina, prima trasferta della stagione, sul campo di una matricola ambiziosa come quella calabrese. No, sul campo di una matricola che ha fatto uno squadrone, quindi come è successo oggi nella prima partita c'è un grande equilibrio in questo campionato, quindi pensiamo partita per partita, noi sappiamo che dobbiamo fare un buon campionato, poi quello che verrà prenderemo, sicuramente non vogliamo soffrire. E prima di questa partita di campionato, Presidente, mercoledì ci sarà la gara di Coppa Italia con il Notaresco, questa partita di Coppa con una formazione abruzzese è capitato raramente nella storia del Pescara, però farà piacere a lei, tifosi del Pescara, vedere la squadra della città affrontare una bella realtà del calcio abruzzese come il Notaresco. Assolutamente sì, sarà sicuramente una giornata di festa, perché sapete bene quali sono i rapporti nostri sia col Notaresco ma con tutte le squadre abruzzesi, quindi mi fa piacere, mi farà sicuramente molto piacere vedere una partita di questo tipo all'Adriatico.